Claudio Cicconetti è ricercatore dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR con sede a Pisa. Ha avuto esperienze in ambito industriale e ha accumulato una concreta esperienza nel settore delle telecomunicazioni satellitari e terrestri. Si occupa di reti del futuro all'interno del gruppo di ricerca Ubiquitous Internet, che vuol dire Internet ovunque, ed è la persona giusta per raccontarci com'è connesso il mondo. Internet fin dalla sua creazione negli anni 70, fine anni 60, è stata concepita come una rete di reti, quindi non con un'unica tecnologia di telecomunicazioni, ma come una rete in grado di mettere insieme diverse tipologie di reti, un po' come la rete stradale. La rete stradale è una rete che è fatta da segmenti diversi. Quando io esco da casa per andare al mare, prendo il viottolo di casa, che è molto diverso poi da quando imbocco la strada comunale, sulla quale posso andare più velocemente, ma ho un limite di velocità di 50 km all'ora. Da lì poi magari imbocco l'autostrada, sulla quale invece le corsie sono separate, che è molto diversa a sua volta dalle strade comunali, ho dei limiti meno restrittivi, che mi portano quindi più rapidamente verso la destinazione, e poi di nuovo devo prendere delle strade secondarie per arrivare al viottolo e parcheggiare all'interno dello stabilimento balneare. Alla stessa maniera, Internet è costituita da segmenti che hanno caratteristiche molto diverse. Per esempio, le strade di lunga percorrenza, quindi un equivalente delle autostrade, all'inizio erano esclusivamente satellitari. Per esempio, proprio in questo istituto, nel 1986, per la prima volta l'Italia si è connessa a Internet. E lo ha fatta inviando un messaggio in Pennsylvania attraverso una rete satellitare di satelliti geostazionari. Da quel 1986 l'infrastruttura di Internet per portare il segnale ovunque ha a disposizione molte altre tecnologie. Oltre ai satelliti che riescono a connettere a Internet luoghi vasti e remoti come i mari, l'Antartide o l'Africa, ci sono le reti di accesso senza filo o quelle con doppino telefonico, le ADSL. E poi ci sono le dorsali oceaniche e le dorsali terrestri, che si possono considerare, per così dire, delle vere e proprie autostrade informatiche. Le dorsali sono quei tratti che portano la maggior parte del traffico. Quindi se si tratta di rete idrica portano la maggior parte dell'acqua, sono tubi più grandi. Se si tratta di rete internet, le dorsali portano più bit al secondo. Allora, le dorsali quindi al giorno d'oggi sono principalmente in fibra ottica. Ci sono dorsali sotterranee, quindi che vengono interrate al pari delle linee elettriche, dei gasdotti che utilizziamo tutti i giorni per avere energia elettrica e gas in casa, e ci sono fibre ottiche invece in cavi sottomarini, che servono per collegare isole oppure continenti. I cavi sottomarini sono progettati e posati sul fondo dei mari per poter resistere all'usura dell'acqua salata, alle correnti, alle ancore delle navi, ma anche al morso degli squali, attratti dai campi elettromagnetici. Ma cos'è e come è fatto un cavo in fibra ottica? È un filo molto sottile, sottile quanto quello di un capello umano, è in plastica o vetro, che viene isolato per mezzo di una serie di strati di diverso materiale. Quelli che vengono utilizzati per cavi sottomarini alla fine sono grandi tanto quanto un tubo per innaffiare il giardino. Quindi questi tubi enormi, perché devono raggiungere la Sicilia, la Sardegna, piuttosto che gli Stati Uniti o addirittura devono attraversare il Pacifico, vengono srotolati da degli enormi avvolgitubo che contengono questi tubi lunghi migliaia di chilometri, con delle navi apposite che trasportano soltanto quelle. E quello si adagia sul fondo dell'oceano. Quindi i cavi nelle tratte lontane dalla costa sono liberi, non vengono normalmente ancorati.
Poi per evitare che questi cavi vengano visti, vengano manomessi oppure tranciati accidentalmente dalle navi e barche, in prossimità della costa vengono insabbiati. Quando arrivano a terra, arrivano a una stazione di terra che a quel punto si immette all'interno della rete in fibra ottica invece terrestre. Le dorsali terrestri e le dorsali sottomarine convivono e formano un unico sistema circolatorio di internet. Guardate questa mappa. Quelle che vedete sono tutte le dorsali sottomarine del mondo. Di ogni dorsale si vede l'anno di costruzione, il punto di partenza e di arrivo, e il proprietario, che può essere uno o più stati, o uno o più privati. Ma com'è connessa l'Italia a internet? L'Italia è connessa al resto del mondo sia per mezzo di cavi sottomarini che approdano in alcuni punti delle nostre coste da altri punti del Mediterraneo, sia tramite un'infrastruttura di fibra ottica terrestre e di cavi sotterranei che arrivano dal nord. Poi all'interno del territorio nazionale ci sono diversi snodi, quindi per praticità ingegneristica vengono realizzati dei centri di snodo che sono più importanti di altri, nel senso che gestiscono una quantità maggiore di traffico. Il cuore pulsante in Italia del sistema circolatorio di internet, per esempio, è l'Internet Exchange Point di Milano, che vuol dire punto di scambio di internet, che è un capannone con dentro apparati di rete che ricevono la grande maggioranza di tutto il traffico nazionale che viene smaltito. Poi esistono anche dei cosiddetti punti di presenza che sono in alcuni capoluoghi, nelle principali città, che si diramano verso i capillari, che sono invece le centraline che arrivano fino alle nostre case. Qual è il vantaggio della fibra ottica? Un vantaggio della fibra ottica è che è una tecnologia per la quale quando immetto dei bit a un capo del filo in fibra ottica, questo bit si propaga, cammina sotto forma di impulso luminoso su questa fibra. E quindi intanto va alla velocità della luce, che sappiamo essere molto veloce, e poi viene assorbito e si rovina pochissimo camminando, perché camminando sulla fibra che è fatta apposta per questo scopo, questo impulso luminoso può percorrere chilometri, decine di chilometri, migliaia di chilometri, come nei casi dei cavi sottomarini, senza per questo perdere potenza e quindi arrivando a destinazione esattamente come l'abbiamo mandato. Se la fibra è veloce e sembra portare con sé molti vantaggi, un'altra tecnologia emergente che fa parte dell'infrastruttura internet è il 5G, che garantirà una connessione in mobilità sempre più veloce, potente e pervasiva. Cos'è il 5G? Quali saranno i vantaggi concreti? Come impatterà nella nostra vita e nella nostra città? 5G è un insieme di innovazioni tecnologiche per le reti mobili, cioè quelle senza filo che consentono una connettività in mobilità, come sul nostro telefonino. Il 5G da un lato migliorerà le applicazioni esistenti, quindi se oggi utilizziamo già i telefonini per andare su internet, per i social, per vedere i video, il 5G consentirà di andare più veloce e quindi di avere una migliore qualità del servizio percepito per quelle applicazioni. Ma inoltre creerà opportunità di nuove applicazioni. Per esempio sarà possibile avere autoveicoli che sono connessi tra di loro e con infrastrutture a bordo strada. Questo può essere molto utile ed ha potenzialmente delle ricadute immediate sulla salute e la qualità della vita dei cittadini, perché potrà succedere grazie al 5G che quando mi avvicino con la mia auto a un semaforo, se il semaforo è rosso, è il semaforo stesso a comunicare con l'auto dicendo è l'ora di fermarsi, e la macchina in automatico si ferma anche se io sono distratto. Oppure le auto comunicando tra di loro, magari un'auto che è davanti a me
vede tramite il suo radar che c'è un pallone per strada, un bambino, un ostacolo di qualche tipo che la macchina che lo segue non può vedere perché ha davanti l'altra macchina, e glielo comunica, così che entrambi possiamo fermarci in totale sicurezza per i guidatori e le persone che sono in strada. Altre applicazioni sono tutte quelle basate sul fatto che il 5G ridurrà i ritardi di comunicazione. Una cosa che conoscono molto bene quelli che fanno videogiochi: se io sto facendo un videogioco, muovo il controller e questo movimento del controller viene comunicato al server del videogioco online, il quale comunica il movimento poi a tutti gli altri utenti che giocano con me. Gli altri utenti vedono che io mi sono mosso. Se si impiega troppo tempo, succede che io vado a scatti e quindi la qualità percepita da me e dagli altri utenti non è quella desiderata. Quindi è bello avere latenza bassa, con il 5G sarà possibile averla per applicazioni ludiche come videogiochi, ma anche per applicazioni più serie. Per esempio, sarà possibile per un chirurgo operare in remoto da casa sua o da un altro ospedale tramite un joystick o altri sistemi, perché sarà possibile per lui avere un quello che viene chiamato feedback, un riscontro. Quindi quando muove il suo joystick o altro apparato simile, se incontra resistenza perché sta tagliando il tessuto che non è quello giusto, gli viene immediatamente o comunque con tempi molto bassi comunicato tramite una vibrazione, un segnale di qualche tipo. Con il 5G, avendo ritardi inferiori, sarà possibile dare questo tipo di sensazione a un operatore sanitario, un chirurgo che effettua quel tipo di operazioni. We'll be right back.